ragazzi, come sappiamo tutti bene, oggigiorno nel panorama degli smartphone top di gamma, ma anche in generale non solo top di gamma, sappiamo tutti quanti, e lo sapete meglio di me, che non esiste il device perfetto. Questo ha delle lacune, sì, gli manca l'impermeabilità, gli manca la ricarica wireless, gli manca il jack per le cuffie da 3,5, in più anche l'espandibilità, ma a 256 giga interni. A fronte di queste, dicevo, lacune, è un vero top di gamma, forse l'unico vero top di gamma di quest'anno. Sto parlando del OnePlus 7 Pro, che a fronte di un peso considerevole, attorno ai 200 grammi, e di dimensioni generose, è dotato comunque del miglior display in questo momento sul mercato. Un display Quad HD con modalità 90 Hz di refresh rate per renderlo reattivo al massimo. Se non l'avete provato, non potete rendervene conto. Una volta che siete abituati al 90 Hz, anch'io ero scettico, vi dico la verità, non ero prevenuto, ma non vedevo tutta questa innovazione. Però dopo averlo provato e utilizzato tutti i giorni, devo dire che si rinuncia volentieri a quasi un'ora di schermo attivo per avere l'utilizzo premium di questo livello. Quindi questo schermo a 90 Hz è davvero qualcosa di unico ed eccezionale. Ma oltre a questo c'è molto di più sotto la scocca. Abbiamo lo Snapdragon 855, una fotocamera da primo della classe. I video mi hanno impressionato in positivo. Devo dire che, avendo fatto anche un confronto fotografico, e lo vedremo nella recensione, con il fratello minore OnePlus 7, rimaniamo sempre sui livelli di Note 10, se non meglio in certi frangenti, dal punto di vista dei colori che vengono restituiti in modo davvero naturale, non troppo saturi, con i giusti contrasti, e l'HDR anche in modalità automatica lavora in modo eccellente. Un doveroso saluto a tutti i gruppi Telegram che ci sostengono: Malati di Smartphone, il gruppo dello zio Bob, Bobax Group, iscrivetevi anche al suo gruppo e al suo canale YouTube, mi raccomando, stiamo crescendo insieme, China Deals and Friends, Honor 20 e View 20, e saluto anche Ale e tutti gli altri che ci seguono. Dovrei fare una lista infinita di davvero fedelissimi che ci stanno aiutando tanto, e vi ringrazio tantissimo per quello che state facendo. E un salutone e un abbraccio ancora a Marco Antenore, che mi ha mandato il suo dispositivo personale e si è fidato ciecamente del mio operato. Quindi grazie ancora a Marco per questa disponibilità. Questa è la versione premium di OnePlus 7 Pro, perché abbiamo ben 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB interni di storage UFS 3.0. Può piacere o meno, ma è davvero un effetto che dal vivo rende molto molto di più. Io mi sono trovato bene comunque nella quotidianità, vi devo dire. Ho avuto solo a volte timore che mi scivolasse, perché questi bordi sottili, col fatto che è stondato sia dietro che davanti, sapete, no? Il rischio che scivoli c'è, anche rispetto all'altro più piccolo. Come maneggevolezza è comunque di dimensioni importanti, e non ho trovato tutta questa comodità nell'utilizzo, soprattutto una mano si fa veramente fatica a utilizzarlo. Abbiamo comunque un display totalmente immersivo, senza notch, senza gotch, con la camera pop-up che sblocca ed è anche molto veloce. E lo sblocco sotto al display ottico è sicuramente uno dei più veloci, se non il più veloce in assoluto mai provato. Insomma, tanti punti a favore che, se consideriamo gli abbassamenti di prezzo degli ultimi giorni, perché all'inizio a un prezzo di lancio di quasi 900 euro era obiettivamente troppo per un top di gamma di questo genere, adesso attorno ai 600-650 euro comincia a diventare davvero un best buy. Esistono poi anche altre versioni da 8 GB 256, da 6 GB 128, sempre di OnePlus 7 Pro, che comunque vale la pena acquistare, perché a parte la RAM e lo storage interno, le caratteristiche sono le stesse di questa versione super potenziata. Subito dopo la sigla vi racconto come mi sono trovato. Bene,
Eccoci qua con OnePlus 7 Pro, abbiamo visto le caratteristiche tecniche in fase di unboxing, guardate che bel colore, veramente bellissimo, questo effetto opaco che ad alcuni può anche non piacere, ma devo dire che attira molto l'attenzione perché è un vetro con due strati, uno in vetro Gorilla Glass 5, uguale al vetro davanti che è sempre Gorilla Glass 5, curvato, e questa patina, questo altro strato antiriflesso sopra che dà questo effetto particolare. Detto questo, comunque esteticamente a me piace molto, devo dire che nonostante sia abbastanza padelloso perché è pesante, si riesce a tenere comunque bene in mano. Qui abbiamo l'Always On che non è persistente, bisogna utilizzare un'app di terze parti ma va a consumare tantissima batteria, quindi basta sfiorare comunque il display e potete vedere tutte le informazioni del momento, comprese tutte le notifiche, vedete le icone, qua c'è una notifica di YouTube Studio, qua c'è un'altra notifica mail e qua c'è un'altra notifica di Telegram, si possono vedere sotto all'orario e alla percentuale della batteria. La risposta dello sblocco è fulminea, una delle più veloci mai provate. Facciamo una comparativa con lui, tanto per far vedere la velocità di sblocco. Sì, la velocità di sblocco è davvero molto molto simile. Andiamo a vedere lo sblocco volto. Qua abbiamo la camera pop-up che comunque è un movimento meccanico e farà sicuramente un po' più fatica rispetto a uno sblocco volto tradizionale. Sì, è un po' più lento. Diciamo che questo, avendo la camera frontalmente, è sicuramente più veloce. Guardate che non faccio neanche in tempo a cliccare che subito mi ha sbloccato. Display 90 Hz, ha una reattività al tatto che è qualcosa di eccezionale, non ci sono veramente paragoni, basta toccare e lui è subito attivo senza nessun tipo di indecisione. Il feedback della vibrazione mi ha impressionato, ha questa vibrazione quasi anticipata al tocco che è davvero impressionante quando vado a digitare qualcosa. Ciao, come va? E la velocità è incredibile. Oggi non mi lamento, guardate com'è veloce. Quando digito frasi di questo tipo su altre tastiere, su altri telefoni, c'è un minimo ritardo e spesso la parola non viene ben intuita. Qua abbiamo una reattività incredibile. I 12 giga di RAM, molti diranno, non sono necessari, è vero, sono d'accordo, ma averli non guasta. Comunque lo schermo è un 6.67 pollici con Gorilla Glass 5 Dual Edge, si illuminano anche le bande laterali alla ricezione di notifiche, davvero molto molto bello. Le cornici, vedete, sono comunque poco invasive, si nota un po' di più la cornice inferiore, guardate, rispetto a quella superiore, ma veramente di, direi, mezzo millimetro. E poi gioca anche il brutto scherzo la prospettiva, perché se io lo tengo così, inevitabilmente la prima cosa che vedo è questa cornice che mi sembra più spessa di quell'altra, ma nel momento in cui io lo vado a mettere di fronte, non dico che sono praticamente identiche, ma abbiamo una distanza forse di 0,2 millimetri. Ecco, vedete come quello di cui parlavo prima, come tende a scivolare dalla mano. Adesso non lo faccio cadere perché non è mio, ovviamente non voglio rovinarlo, ma è un po' saponetta anche per via di questi angoli pronunciati provocati dalla doppia stondatura. Abbiamo detto, manca il jack per le cuffie, c'è un microfono per la soppressione dei rumori in alto, c'è la pop-up camera, di fianco c'è il bilanciere del volume e basta, sotto carrellino per le due nano SIM, non è espandibile, Type-C 3.1, con uscita video, microfono per la soppressione dei rumori, speaker che va a collaborare con la capsula auricolare in modalità stereo. È, ha un audio davvero davvero potente e ve lo faccio sentire subito. Prima in capsula in chiamata e poi in lato multimedia. L'audio in chiamata è eccellente, col viva voce. Potrei essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. I dati forniti saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione. Dopo facciamo un confrontino di audio con il suo amico. La ricezione da primo della classe in questa stanza veramente difficile da raggiungere, abbiamo una ricezione wifi eccezionale e una ricezione in 4G eccellente e siamo con Iliad 4G Plus al massimo, non manca il volt, non manca l'aggregazione delle bande, c'è tutto, la sensoristica anche tutta presente, nessun tipo di limitazione, manca la radio FM, gli interlocutori ci sentono benissimo, in capsula è un piacere telefonare perché è davvero ottimo dal punto di vista della parte telefonica. Per la registrazione chiamate esiste questo tool che si chiama
J1 Plus Tools, che va attivato tramite comando ADB. Bisogna attivare le opzioni sviluppatore e abilitare la modalità debug USB e digitare un comando una volta che avete connesso tramite USB-C il telefono al PC. E in questo modo potrete abilitare la registrazione chiamate automatica, perché di default non è automatica. La parte multimediale è uno dei suoi punti forti. Adesso vi metto un video. Amici di ChinaDeals.it, un salutone da basso. Audio strepitoso in stereo. Dal punto di vista anche dell'audio siamo ad alti livelli, perché è supportato dalla modalità Dolby Atmos, che poi posso andare a impostare come voglio nell'audio, nelle impostazioni dell'audio. Suono e vibrazione, Dolby Atmos, posso mettere la modalità dinamica, film e musica. Puoi andare poi a regolare gli auricolari una volta che li ho collegati. Vediamo con la modalità musica com'è. Adesso metto lo stesso brano musicale e vediamo chi vince come qualità audio. Mettiamo entrambi modalità musica. Bene, penso che vi sarete fatti un'idea, secondo me siamo sugli stessi livelli e forse OnePlus 7 Pro ha un suono leggermente più chiuso e secondo me è dato dal fatto che la capsula auricolare in alto, che è stereo anch'essa e fa uscire anche bassi oltre i toni medi e acuti, a differenza di molti altri brand che hanno audio stereo in cui esce solo invece il tono acuto dalla parte alta, qui invece abbiamo una capsula molto più ampia, risulta un suono più aperto, di poco ma qualcosa si percepisce nei toni medio alti. La navigazione l'abbiamo vista l'altra volta quando abbiamo fatto il confronto con OnePlus 7, è una scheggia, non vi faccio neanche più vedere come naviga. Peccato, avrei voluto informarvi praticamente quasi in diretta sull'aggiornamento ad Android 10, ma per il momento ancora non l'abbiamo ricevuto né sull'uno né sull'altro. Siamo ancora al Android 9 Pie e la Oxygen OS 9.5.11. c'è l'archiviazione OTG che è molto utile, si spegne dopo 10 minuti che non la utilizzate, davvero una furbata. C'è la modalità RAM Boost per ottimizzare la RAM, ci sono tante piccole chicche veramente nel sistema. Vediamo se in questo momento abbiamo una novità oppure no, sarebbe il massimo. No, dice che il sistema in questo momento è aggiornato. Abbiamo le gesture che ho provato a lungo, sono comodissime. Il display in modalità ambiente lo possiamo andare a modificare come vogliamo, il menu è davvero sempre molto intuitivo. Posso ridurre anche la modalità da 90 a 60 Hz, avrò un piccolo calo di prestazioni dal punto di vista della reattività del display, ma sono inezie. Avendo 12 GB di RAM la differenza si nota davvero poco. C'è l'app assistente che si può attivare, gesti rapidi, barra di navigazione, non sto a farvi vedere il menu perché è la solita fantastica. Oxygen OS davvero eccellente e soprattutto molto semplice da utilizzare con tutto sotto controllo. Poi c'è la modalità di gioco, c'è avvio veloce, abbiamo anche l'NFC a bordo per i pagamenti. Attivando questo tasto ho delle opzioni che si possono implementare con l'impronta digitale, tengo premuto e lui mi fa vedere diverse opzioni che io posso andare a selezionare dal menu prima di accedere alla schermata home del telefono direttamente facendo questo scorrimento a destra e a sinistra. Per quanto riguarda la batteria, come ho detto anche nel confronto con OnePlus 7, con l'utilizzo a 90 Hz, utilizzo stress mio, arrivo a sera con il 15-20%, sono arrivato al massimo a 6 ore di display attivo. 6 ore qualcosa. Con invece l'utilizzo a 60 Hz andiamo con una batteria appunto da 4000 mAh a aumentare le prestazioni dell'autonomia e lì sono arrivato anche a sfiorare le 7 ore e mezza di display attivo, anche 8. Comunque nel complesso la batteria è soddisfacente, vi porta sempre a sera, quindi non dovete preoccuparvi dell'autonomia. Dotato poi di carica rapidissima Warp Charge da 30 W in confezione, abbiamo visto è un trasformatore un po' più grosso del solito e vi garantisce una ricarica da 0 a 70% in circa mezz'ora. Però lui ha il supporto anche una ricarica fino a 45 W, ma bisognerà utilizzare un adattatore esterno, comprarlo a parte.
Le foto, abbiamo una 48 più 16 più 8 megapixel, 48 con stabilizzazione ottica, fino a 3x è stabilizzata otticamente, poi abbiamo un sensore di profondità da 8 megapixel e una 16 megapixel grandangolare che non è stabilizzata otticamente, però restituisce davvero delle ottime foto. Adesso ve le faccio vedere. Ho fatto anche un confronto con alcune foto fatte dall'uno e dall'altro, le stesse foto, e vi metto a schermo le une e le altre con la didascalia per farvi capire chi ha scattato una e chi ha scattato l'altra. Ecco, il cornettino l'abbiamo fatta nelle stesse identiche condizioni, nello stesso identico momento, con uno e con l'altro smartphone. Qui abbiamo un pelo di luminosità in più. Infatti abbiamo un sensore con apertura f1.6, si può vedere tranquillamente. Poi proseguiamo, la bustina di zucchero, siamo davvero lì. Ripeto, qua sono sempre un pelo più luminose, ma in questo momento dipende anche dal display. Le vedete a schermo, così vi potete fare un'idea migliore. Qua sempre senza zoom, ma in modalità normale, ottima foto con entrambi. Qua invece ho utilizzato lo zoom 3x e guardate come aumenta la qualità dell'immagine. Qua non avevo lo zoom, avevo lo zoom 2x, che però fa quasi la stessa cosa, perché se io vado poi a zoomare la qualità rimane invariata. Qui ho fatto un selfie, i selfie vengono molto bene con la fotocamera frontale, niente da dire, c'è l'effetto anche scontornamento, qui zoom 3x e qui zoom 2x. Poi vi faccio vedere qualche foto con poca luce, lavora davvero bene, siamo ai livelli del OnePlus 7 e del Note 10, secondo me. Anche qua guardate che belle foto. Qua con pochissima luce di sera ha illuminato tantissimo. Qua normale, grandangolo e zoom 3x. Guardate l'antenna com'è dettagliata con lo zoom 3x, modalità a sera inoltrata. Qui modalità normale, qua invece modalità notte. Le biciclette, era già tramontato il sole, ma guardate com'è illuminato tutto, le foglie dettagliatissime. Qui effetto scontornamento, ha lavorato benissimo. Guardate anche i capelli, non va a impastare più di tanto. Questa meravigliosa, guardate che colori, un'ottima fotocamera molto molto luminosa che assorbe tanta luce. Io sono rimasto molto soddisfatto da questa camera e adesso, dopo le foto, vi faccio andare i video. Video in 4K Ultra HD con OnePlus 7 Pro. Un salutone a tutti gli amici di channeldays.it da Pasqui, oggi giornata calda. Vediamo come si comporta. Luce sgargiante. Cambio di direzione. Ora siamo in 4K 60 fps. Sembra che la stabilizzazione sia molto valida. Ricordo che è dotato di stabilizzazione sia ottica che elettronica. Sembra quasi che a 60 fps sia più fluido rispetto alla modalità a 30 fps, sempre in 4K. Camminata veloce. Poi mi direte voi, ragazzi. Salutone da Pasqui, ciao! Video 1080p 60 fps con OnePlus 7 Pro. Adesso facciamo una camminata e vediamo come si comporta. Abbiamo già visto in 4K 60 fps essere più fluido rispetto al 30 fps, almeno questa era la mia impressione, che poi probabilmente verrà confermata o smentita sul monitor, perché avendo il telefono in mano è tutta un'altra cosa. Qua abbiamo la possibilità anche di zoomare durante il video e facciamo la prova subito, vedete? 3x durante il video. E direi che è notevole come tipo di zoom ed è istantaneo. Ripeto, OnePlus 7 Pro, tanta tanta roba, ragazzi. Facciamo un altro zoom. Si comporta veramente bene. A dopo. Bene, adesso siamo a 1080p 30 fps, sempre con OnePlus 7 Pro. Camminata veloce. Devono passare di qua tutti insieme, è un classico, cioè una strada in cui non passa nessuno, tutti in una volta adesso. È così, così ragazzi. È un classico, quando c'è fretta
c'è sempre il vecchietto davanti che guida i due all'ora. Quando invece non hai fretta, non c'è nessuno. Un salutone anche allo zio e a tutti gli amici dei gruppi Telegram. Vediamo qua un cambio veloce di fuoco. Sì. Ottimo. Ciao ragazzi. Comunque vi ricordo le misure per chi non avesse guardato l'unboxing. 162,6 x 75,9 x 8,8 mm di spessore e il peso è abbastanza impegnativo di ben 207 grammi. È stato il primo smartphone, comunque tra i primi, a montare le memorie UFS 3.0 con velocità di lettura attorno ai 1460 mega al secondo e velocità di scrittura a 380 mega al secondo. Lo slot è molto piccolo, ve lo faccio vedere col nostro tupperello, che è più uno slot minuscolo, molto molto intelligente perché è doppio ma sembra mono, perché una SIM va installata sopra e l'altra specularmente sotto. Ripeto, con Iliad non abbiamo avuto mai problemi di ricezione, modulo LTE fino a 1.2 GB in download e Wi-Fi dual band AC, Bluetooth 5.0 con supporto a PTX, HD e NFC. Anche il comparto GPS è completo nei minimi dettagli, GPS, GLONASS, Beidou, SBAS e Galileo, quindi i satelliti li riceve tutti. C'è addirittura un sistema di raffreddamento liquido che serve a mantenere sotto controllo le temperature anche dopo un uso intenso. Come detto, la porta USB è una 3.1, la porta USB-C con supporto all'uscita video. Non c'è ancora la modalità desktop attiva e bisognerà attendere quella nativa di Android Q. Abbiamo un motore per la vibrazione nuovo di ultima generazione che non c'entra niente con tutti gli altri modelli e modelli precedenti. Abbiamo una sensazione totalmente nuova per quanto riguarda il feedback del tasto in relazione alla vibrazione, appunto. Manca la super slow motion, ma chi se ne frega, ragazzi? Non è possibile registrare video con la fotocamera grandangolare. La fotocamera frontale da 16 megapixel dotata di un Sony IMX471 e con apertura f2.0 stabilizzata elettronicamente e non otticamente a fuoco fisso. I selfie però mi hanno stupito, secondo me vengono molto bene. Esiste poi tutta la modalità dedicata al gaming con l'implementazione del DC Dimming, che è un'opzione che va a ridurre l'affaticamento visivo in condizioni di scarsa luminosità. Chi è un videogiocatore incallito con 12 GB di RAM e uno schermo del genere che ha una reattività di questo tipo si troverà sicuramente al top della sensazione videoludica. Insomma ragazzi, in conclusione, questo è un dispositivo che va bene per chi ama la potenza, la forza bruta, la velocità e non vuole compromessi di alcun tipo nel quotidiano. Il design può piacere o meno, a me è piaciuto perché i design simmetrici fatti in questo modo, sobri e non esaltati tra virgolette, a me piacciono. La Oxygen è senza fronzoli ma diretta e concreta in ogni ambito. Per quanto riguarda poi la questione qualità-prezzo, siamo scesi nettamente con i prezzi. La versione da 8 GB 256 si trova a poco più di 500 euro. È un prezzo incredibile per questo device. Sicuramente lo acquisterei, se non avessi appena preso questo, acquisterei senz'altro il Pro per tenermelo e godermelo, per vedere anche gli aggiornamenti futuri. Perché questo è un device che nel tempo può andare a maturare ulteriormente. Detto questo, saluto tutti i canali YouTube partner, canale dello zio, e andate ad iscrivervi, Max Recensioni, Phone Blog Italia, Passione Smartphone e tutti i nostri gruppi Telegram che trovate in descrizione sotto al video. Ringrazio ancora Marco per avermi mandato questo device straordinario e lo saluto. Un salutone a tutti da Pasqui e ci vediamo prestissimo ai prossimi nostri appuntamenti. Continuate a sostenerci sempre e comunque. Grazie a tutti ragazzi. A presto. Ciao!